Ok, eccoci, siamo live. Ok, ciao a tutti, grazie oggi per essere presenti qua con noi. Oggi è il 28 maggio della giornata internazionale dedicata all'igiene mestruale. Io sono Valentina di Alice for Children, con me abbiamo Ivone e Massimo di BioMe, dei nostri grandi sostenitori e sponsor, soprattutto in questa... in questa marcia e in questa giornata, Davide da Nairobi, che adesso poi ci farà vedere insomma tutte le attività che abbiamo organizzato nelle scuole in questo pomeriggio ad Andorra, stamattina a Coragoccio, e poi ci racconterà com'è andata. Allora, per chi, se ci fosse appunto qualcuno che non ci conosce come associazioni, sappiamo che ci sono sicuramente tutti i nostri genitori a distanza, sostenitori, e quindi che ci conoscono, ma per chi non ci dovesse conoscere, noi siamo Alice for Children, siamo un'associazione che siamo nati nel 2006, operiamo nelle baraccopoli appunto dal 2006, abbiamo due scuole primarie nelle baraccopoli di Nairobi a Coragoce d'Andorra, un orfanotrofio dove ospita 70 bambini e un'altra scuola primaria alle falde del Kilimangiaro a Rombo. Sosteniamo appunto i bambini più disagiati dell'area delle baraccopoli e niente, più o meno ogni anno noi sosteniamo circa 3.000 bambini. Oggi siamo qua perché da qualche mese abbiamo deciso di denunciare la situazione terribile nella quale vivono le nostre bambine nelle baraccopoli, a partire dal period poverty, che è appunto la situazione di estrema povertà in cui bambine e donne si trovano nel momento del loro ciclo mestruale, perché nelle baraccopoli, facendo difficoltà a riuscire ad avere almeno neanche un pasto a casa, è ovvio che gli assorbenti non sono neanche contemplati come beni da poter utilizzare durante il proprio periodo mestruale, e quindi le nostre bambine, se non avessero noi, i nostri sostenitori, i nostri sponsor, tutte le persone insomma che credono in noi, non potrebbero avere gli assorbenti, e quindi questo le costringe a stare a casa, non poter andare durante il loro ciclo mestruale, quindi a saltare almeno una settimana di scuola ogni mese, oltre a tutte le altre gravi conseguenze che questa cosa prova, perché ovviamente non hanno comunque la consapevolezza del proprio corpo, l'educazione sessuale in casa non esiste e in quell'area è appunto non viene contemplata, e quindi noi a favore delle nostre bambine nelle nostre scuole, nel nostro orfanotrofio, appunto noi cerchiamo di garantire a tutte gli assorbenti, il kit igienico, il sapone, il disinfettante, tutto quello di cui loro hanno bisogno per poter gestire il loro ciclo mestruale, ridargli la dignità e ridargli il loro diritto all'istruzione e alla difesa anche loro dei contro gli abusi sessuali, le gravidanze precoci. Organizziamo corsi di educazione sessuale e family planning per aiutare le nostre bambine, con l'aiuto di tutto il nostro staff locale, infermiera e assistenti sociali. E oggi con noi sono qua appunto Ivone e Massimo di BioMe, che sono nostri soci e sono anche dei nostri sponsor da sempre, ci sostengono da sempre, sostengono i nostri bambini veramente da anni, e quest'anno però hanno deciso appunto di mettersi in prima linea appunto in difesa dei diritti delle bambine, in particolar modo con questa campagna che stiamo appunto facendo da qualche mese e con questa maratona virtuale che si concluderà appunto oggi con la marcia delle nostre bambine nelle strade di Andorra, appunto per garantire gli assorbenti alle nostre bambine. E appunto BioMe in questa occasione ha deciso che tutte le donazioni che raccoglieremo a favore di questa campagna nella nostra pagina appunto di raccolta fondi, che è su aliceforchildren.it, raddoppierà tutte le donazioni che insomma che riceveremo. E oggi sono presenti perché appunto virtualmente col cuore, come tutti noi, sono qua a marciare con le nostre bimbe. E siamo felicissimi di essere qua a sostenere questa iniziativa fantastica. Onorati e di partecipare anche alla marcia in maniera virtuale questa volta, però sì, come se fossimo lì. Esatto, poi presto torneremo giù ovviamente, tutti quanti. Vediamo l'ora. Non vediamo proprio l'ora. Esatto, che Massimo e Ivone venivano tutti gli anni da noi giù in visita ai progetti, poi vabbè, adesso col Covid purtroppo siamo rimasti un po' tutti fregati. Allora Davide, raccontaci un po' com'è andata stamattina e insomma
cosa si stanno preparando a fare. Ciao, ciao a tutti, io sono ad Andorra e stiamo proprio per dare il via alla marcia come celebrazione del World Menstrual Hygiene Day il 28 maggio, come hai ben ricordato Vale, e questa mattina sono stato a Corogocio con tutto il nostro ufficio nell'altra scuola che sosteniamo, Grecia Primary School. Abbiamo fatto una celebrazione appunto in memoria di questa importante giornata con, diciamo, dei canti, dei balli, una serie di talks da parte delle nostre assistenti sociali, di alcune insegnanti, di persone della comunità, proprio per sostenere le ragazze, per ricordare ai ragazzi che questo non è un giorno solo per le ragazze, ed è importante, esatto, che appunto anche i ragazzi siano informati e siano consapevoli di quello che succede, no, alle ragazze. Abbiamo parlato appunto dell'accesso agli assorbenti come un diritto globale che purtroppo non è garantito in praticamente quasi tutto il mondo, esatto, e noi cerchiamo di fare la nostra parte qui in Kenya. E niente, adesso siamo ad Andorra, siamo pronti a fare questa marcia che appunto ci porterà attraverso le strade della comunità fino all'interno della scuola, dove poi proseguiremo con un'altra celebrazione, altre attività, altri discorsi. E siamo prontissimi, allora vi faccio vedere, sì, spero si veda abbastanza bene il cappellino. E adesso... ovviamente, sì, scusa Davide, ci siamo dimenticati solo di dire che ovviamente la marcia avrebbe dovuto coinvolgere tutta la comunità e tutte, insomma, gli studenti e le studentesse della nostra scuola, ma per il Covid dobbiamo garantire la sicurezza, non si possono fare troppi gathering, bisogna, insomma, l'abbiamo potuta fare grazie appunto all'ok da parte di tutta la comunità, però ovviamente con un piccolo gruppo, però per noi è molto simbolico perché siamo tutti presenti in questo momento. Esatto, esattamente, hai fatto bene a ricordarlo, purtroppo la partecipazione non può essere più nutrita di un semplice gruppo simbolico, però è importante. Qui davanti vedete alcune ragazze della scuola che partecipano al gruppo scout più tutte le altre bambine con il cappellino, la nostra infermiera, il direttore della scuola, Claire Thomas, come potete vedere qui, Alice for Children e Class Community Center. Dall'altra parte vi faccio vedere anche Maureen che è online su un altro nostro account social. E quindi niente, secondo me possiamo partire. Lavina? Sì, direi di sì. Feel free to start. Sì, perché nel frattempo siamo appunto anche su Instagram con Benedetta Lozito, una super femminista, che anche lei ci sta dando una mano. Intanto vi faccio vedere appunto le nostre ragazze qui in uniforme scolastica. Qua. Eccola. Let us break the silence on menstruation. Let's speak up. Grande. Forse non si vede bene l'ultima riga. Sì, let's speak up. Sì. Si vede. Eccola qua. Ce n'è un'altra. Aspetta. Eccola qua. E un altro anche più commemorativo. Qui è un po' più lungo da leggere. Comunque si parla di Commemorate Menstrual Hygiene Day. Come punto numero uno, mantenere le ragazze a scuola, sottolineare alla comunità e ai genitori la conoscenza sul Menstrual Hygiene Day, e rompere il silenzio riguardo lo stigma, la discriminazione e l'esclusione, portare attenzione alle amministrazioni locali riguardo al Menstrual Hygiene Day, da oggi estendere la distribuzione degli assorbenti e creare un senso di consapevolezza dell'igiene mestruale sia nel programma che nella comunità. Quindi direi che hanno pienamente centrato, diciamo, i punti più importanti di questa giornata, ecco. Tanto qui naturalmente la comunità non si ferma. Oh,
Naturalmente nella marcia sono stati coinvolti anche membri della comunità, come potete vedere questa mamma con un bambino, nei limiti delle persone che potevamo coinvolgere naturalmente. In questo momento le scuole sono aperte, però gli assembramenti non dovrebbero superare, certo che per la scuola, le 15 persone, quindi abbiamo naturalmente comunicato con la comunità locale quello che era il nostro interesse e ci è stato concesso appunto di creare questa marcia coinvolgendo questo numero di persone. No, benissimo, perché vuol tanto dire che comunque la perché almeno vuol dire che la comunità ha capito comunque che è una giornata importante, già questo è un passo avanti. Che di solito ovviamente noi siamo abituati che quando organizziamo le marce ci sono le strade piene, ma ovviamente adesso è... Intanto le ragazze stanno cantando diciamo l'inno della scuola. Della scuola. Della scuola Class Community Center. E stanno ricordando appunto con questa canzone il loro motto, We Care, Support and Give Hope. Diciamo, questo è l'inno ufficiale. Massimo, voi ovviamente se volete fare anche qualche domanda a Davide, fate, tanto che siamo qua che stiamo guardando la marcia. No, è proprio cambiato da tutte le volte che sono stato. Sì, perché poi l'ultima volta... È vero quello che dice Massimo, nel senso che D'Andora è comunque una baraccopoli e i problemi soprattutto a livello di tasso di criminalità sono ancora molto, molto alti, però in termini diciamo quantomeno di viabilità la crescita è stata esponenziale, funziona così. Poi i problemi grossi, appunto, come dicevo, di criminalità, di accesso ai servizi, di igiene, restano reali. Ecco. Però diciamo che i pochi fondi disponibili a livello comunitario, ecco, sono stati spesi bene in termini di viabilità. Almeno qualche strada l'hanno messa a posto. Anche tu non deve essere persone che vivono lì. Davide! Scusa. Vai Massimo, perché adesso così si... Chiedevo quante sono le persone che adesso vivono lì. Le persone che vivono qui, scusa? In D'Andora. La popolazione della D'Andora, che anche non sapevo. Sono 3 milioni e saranno. Adesso non mi ricordo. Fammi chiedere.
L'ho guardato ieri. Ha tolto il volume, Davide. Si consulta. Però adesso sono belle. Sì. Sì, praticamente adesso le bambine sono partite dalla sede del CIF di Dandora, dove c'è, diciamo, la sede della polizia locale lì, che ci ha dato appunto il permesso di poter fare questa piccola marcia simbolica a favore dei diritti delle bambine in occasione appunto della giornata internazionale dell'igiene mestruale, e adesso le bambine si stanno avvicinando alla nostra scuola, quindi sono partite da lì, adesso stanno camminando lungo le strade, insomma, di Dandora per raggiungere la nostra scuola. E ci sono le nostre bambine, alcune mamme e gli insegnanti. Ok, scusatemi, sono andato a cercare Thomas, che è il direttore della scuola, che è la persona meglio informata. Mi ha detto in tutta Dandora, ok, questa è solo una parte di Dandora, noi operiamo in Dandora Phase 5. In tutta Dandora ci sono 500.000 di persone. Vabbè, circa mezzo. Sì, perché nelle baraccopoli vivono circa 3.500.000 di persone, considerando che Dandora e Corogotto sono le più vera, sono le più popolate. Infatti volevo dirlo, ma non ero sicura. Meglio Thomas, che è molto più affidabile, che ha quasi il censimento di tutte le persone che vivono nell'area, certo. E Davide, stamattina a Corogoce ho visto che anche lì hanno partecipato le mamme delle nostre ragazze. Sì. Anche lì appunto è stato un incontro rivolto alle ragazze in primis, ma naturalmente aperto alla comunità, perché questo è il modo corretto di farlo, quindi appunto ci sono stati diversi ospiti e abbiamo avuto, diciamo, anche una bambina, una ragazza in realtà, che ha mostrato a tutti come si devono mettere gli assorbenti, no? Che tante volte il solo fatto di dire "oh, gli assorbenti" può essere motivo di vergogna. Abbiamo avuto una bambina che si è proprio offerta di mostrare a tutti quanti come si mettono gli assorbenti. Abbiamo avuto appunto tanti balli, abbiamo avuto un paio di discorsi dalla nostra assistente sociale e quindi niente, è sempre un giorno importante da ricordare, da celebrare, che è terminato poi con la distribuzione degli assorbenti per il mese di giugno. Esatto, esattamente. No, perché effettivamente sembra una banalità, ma in realtà cioè dove la mestruazione è ancora un tabù, che si fa fatica a parlarne, ci si vergogna, appunto, poi appunto le bambine vengono anche derise, prese in giro, cioè l'orgoglio di dire "io ho il mio assorbente, posso fare quello che voglio, perché comunque ho il mio diritto averlo", cioè non è da poco per delle bambine, soprattutto non è per poco da noi in Italia. Per delle bambine appunto che vivono nelle baraccopoli è proprio un passo da gigante. Anche psicologicamente. Adesso ci siamo. Certo. Adesso ci siamo fermati, cioè, un attimo, e le ragazze andranno. Certo. Scusa Davide. No, dicevo che adesso ci siamo fermati un attimo, le ragazze continueranno appunto con questa celebrazione. Naturalmente è un momento in cui ci si ferma nella comunità, ecco, e poi proseguiremo con la nostra marcia verso la scuola. Ah, giustamente, si fermano così tutti le donne la sua volta.
Ciao Emanuele, grazie al nostro sostenitore. Ecco qua. Ecco, ripartiamo verso la scuola. Siamo quasi arrivati. Ma stiamo facendo il giro da dietro la scuola o? No, siamo partiti, diciamo, dall'entrata di Phase 5, andora a Phase 5 fino alla scuola. Ok. Sì, intanto appunto mi raccomando, la nostra raccolta fondi continua, quindi mi raccomando, se potete fate anche solo una piccola donazione per partecipare appunto alla nostra raccolta fondi, per riuscire a donare i kit mestruali a tutte le nostre bambine, che sono tante, e ogni mese appunto dobbiamo appunto distribuire gli assorbenti e i kit igienici per dar loro la dignità che stanno dimostrando, quanto orgoglio hanno nel dire che loro, nel festeggiare questa giornata, che appunto poi grazie a Ivone e Massimo tutte le vostre donazioni vengono raddoppiate, quindi se uno dona 5 vale 10, giusto? Siamo felici di farlo, è decisamente un'occasione importante per noi che, diciamo, amiamo la sostenibilità e anche vogliamo restituire qualcosa alla comunità in generale, anche se distante, ci fa piacere di partecipare a questa iniziativa, perché il nostro cuore è in Kenya. Ah, che bello, sì, lo so. C'è tanto che non andiamo lì, però... Adesso riprenderemo, eh. Adesso ritorniamo tutti alla grande. Bisogna. Sì. Dopo questo momento difficile per tutti. Sì. Quest'anno quasi 2 anni, ormai sono quasi 2 anni, devo dire la verità. Ormai passerà il 2020. Però insomma, dai, siamo quasi alla fine per poter poi dopo ritornare a fare la vita normale. Le mascherine lì arrivano da... Sono sempre... Allora, le mascherine le abbiamo, i bambini delle nostre, insomma, tutti i bambini delle nostre scuole le abbiamo forniti di 2 mascherine di quelle lavabili, perché ovviamente è un po' più sostenibili. E poi, però comunque abbiamo anche mettiamo anche a disposizione quelle chirurgiche, perché in caso di necessità, poi essendo bambini, io vedo anche mio figlio che anche lui è lavabile, ma dopo se la tiene tutto il giorno. Esatto. Quindi ogni tanto necessita anche di utilizzare anche le altre. Però i bambini in pratica hanno tutti due delle mascherine lavabili. Oltretutto abbiamo fatto produrre da Rosemary, che è la nostra mentorship e quella che si occupa del sexual education sia al villaggio e poi anche nelle nostre scuole, che fa anche appunto sartoria, e ce l'ha prodotti lei con la sua comunità di donne, che questa cooperativa di donne sieropositive che fanno prodotti di sartoria, e cui noi attingiamo sempre per dare una mano, perché oltretutto sono anche bravissime. Quindi ma facciamo girare. Abbiamo un altro progetto, Ale. Come? Vi proporremo un progetto su questo tema. Okay. Sartoria. Bene. Siamo super interessate. Sì. Bene. Metto dentro anche Massimo, sì. Però con le nostre ragazze abbiamo in mente un bel progetto. Ah, benissimo. Adesso è arrivato anche il nostro presidente Masi, che ci ha salutato. Eccolo. Ciao Diego. Ben arrivato. Ecco che siamo arrivati a scuola, eccola qua. Eccolo qua. Ecco qua le altre ragazze che ci stavano aspettando. I keep on.
che ci bene, fa. Direi mission accomplished, missione compiuta. Sì. Prima parte. Adesso Davide, dici cos'è che faranno ora, così capiamo. Adesso parte la celebrazione interna, quindi ci saranno dei balli, dei canti, poi ci sarà appunto una delle nostre assistenti sociali che parlerà dell'igiene mestruale e di come ci si deve approcciare. Ci sarà anche un intervento della nostra nuova infermiera Pisca, anche lei parlerà e avrà appunto spazio per parlare riguardo al tema. Ah sì, ecco Pisca, Davide, insomma, poi puoi spiegare bene appunto a tutti i nostri sostenitori, anche a Massimo Ivano, anche se loro già lo sanno, cosa appunto questa iniziativa che abbiamo iniziato quest'anno dell'associazione delle nostre infermiere con le unit presso le nostre scuole, che credo che sia molto importante e interessante anche da conoscere per le persone, certo, che ci seguono. Allora facciamo che ne parlo subito, visto che non sappiamo bene adesso tra quanti minuti o secondi inizieranno, quindi ne approfitto per parlare di questo. Ecco, aspetta che è qua. Prisca, I want to introduce you to our supporters. Eccola qua. Ecco. Prisca. E chi è che sono? Prisca. È la nostra Samantha. Ah, ciao. Ciao, Prisca, è la nostra infermiera. Ok, quindi insomma lei è Prisca e da quest'anno, da febbraio insomma, lavora con noi e abbiamo deciso insomma di investire su un'infermiera perché insomma durante il periodo del coronavirus ci siamo resi conto di quanto è importante un monitoraggio continuo e costante delle condizioni di salute dei nostri bambini. Ricordiamo che appunto i bambini sostenuti a distanza hanno tutti l'accesso gratuito all'assistenza sanitaria, e per i bambini che frequentano le scuole che sosteniamo, in caso di problemi gravi c'è comunque supporto a tutti i bambini, quindi la salute è sempre stato uno dei nostri obiettivi principali. Con lo scoppio della pandemia avevamo coinvolto dei community health worker, che sono appunto degli operatori sanitari di comunità, che facevano visite domestiche o visite nelle nostre scuole durante il lockdown. Con appunto la riapertura delle scuole abbiamo deciso di investire appunto su un profilo ancora più qualificato, che è quello appunto di un'infermiera che si alterna durante la settimana nei nostri progetti ad Andorra Corogoccio e ad Alice Village, all'orfanotrofio insomma che gestiamo, e appunto si occupa di controllare la condizione di salute di tutti i bambini, di risolvere i problemi che può risolvere invece di mandare all'ospedale per ulteriori accertamenti, casi più complicati, ecco. E poi naturalmente Prisca ha comunque, come dire, si è unita a tutte le attività di educazione alla sessualità che già facciamo, e appunto anche in questo ricopre un ruolo molto importante in quanto in termini di counseling, di contatto con le ragazze, di essere appunto una figura con la quale le ragazze si possono aprire in qualsiasi momento. E quindi niente, questo è quello che sta facendo, quello che ha fatto in questi primi mesi. Sì, ha fatto un training, diciamo, di un mese presso l'ospedale NEMA, che è il nostro partner in questo, e in più appunto lei ha anche la possibilità, in caso di necessità, di poter contattare via video con un dottore del NEMA, che può intervenire in caso appunto lei necessiti di ulteriori approfondimenti con i bambini che appunto che visita. E in più c'è anche la possibilità di fare anche il test dell'HIV, che comunque purtroppo nelle baraccopole è ancora una piaga, perché il 60% delle persone sono sieropositive, e lei aiuta anche in questa sensibilizzazione. Ma diciamo che il lavoro che sta facendo sulla parte di sexual education e family planning è veramente importante, perché è una figura costante e certo, le nostre ragazze si affidano comunque a lei, sanno che hanno comunque, oltre all'assistente sociale, hanno anche, diciamo, un'infermiera qualificata che può insomma aiutarle, ecco. Certo, bravissimi. Invece appunto voi è arrivata Samantha, se si vuole puoi presentarti. Ciao, allora io appunto
appunto da loro che facevano questo progetto, e io sono lavoro con loro da 2 anni ormai. Bellissimo, e sarebbe tantissimo venire, cioè sul, andare sul posto, però sono veramente emotiva io fuori di misura. Dico, cioè, sarà veramente toccante essere dal vivo e non farci piangere tutti. No, esatto. E poi lei è mamma, che... quindi ecco, sentite la cosa di due esatto. bambini bellissima, cioè le persone che lo fanno veramente sono da ammirare. Bravissimi, fate un ottimo lavoro, ragazzi. E anche grazie, devo dire che questa devo dire che questa mattina, nel senso, vi stavo raccontando prima il momento in cui c'è stata una bambina che insomma ha mostrato a tutti quanti come si mettono gli assorbenti, naturalmente era naturalmente vestita, quindi ha infilato sopra i pantaloni un paio di mutande, ha mostrato a tutti come si deve utilizzare un assorbente. È stato personalmente un momento molto molto toccante, simbolico, e anche di quanto insomma comunque il messaggio stia arrivando, no? Che non ci deve essere alcun tipo di vergogna, certo. E quindi quello è stato sicuramente fino adesso il momento più toccante per me, ecco. Poi questa marcia comunque me la ricorderò per decenni. Da uomo è un messaggio molto importante. Esatto. Sì, perché anche l'obiettivo appunto è sensibilizzare appunto tutti gli uomini, a partire da qui, a partire appunto alla non violenza, a tutto quello che riguarda appunto i diritti delle donne, che non devono essere calpestati, e il rispetto e la dignità che bisogna dar loro. E partiamo anche con tutta la sensibilizzazione ovviamente con i bambini, i maschi, con gli uomini, con il nostro staff, con tutti. Beh, anche voi vi abbiamo massima in rappresentanza insieme a Davide degli uomini. E quindi è appunto una bella cosa. Ah, ecco, qua adesso li stanno distribuendo gli assorbenti. Magari Davide adesso ci fai vedere ancora un po' di... insomma, su quello che sta succedendo, quello che stanno facendo le nostre ragazze, così poi dopo... Adesso... Dovrebbero partire le attività, adesso le faccio velocizzare, datemi qualche secondo, sì, no, e poi si parte. Intanto ringraziamo comunque tutti quelli che in questo momento sono connessi, che ci stanno seguendo, e grazie a tutti quelli che hanno donato fino adesso e che doneranno. Grazie a Massimo e Ivon per esserci sempre accanto, anche a Samantha che è diventata nostra supporter. E, io insomma, volevo, se posso, Valentina, volevo ringraziare certo. Anche le ragazze di Chiarè, che sono delle nostre rivenditrici, sono mitiche e hanno messo in pista un progetto nel progetto, mettendo a disposizione dei loro prodotti che avrebbero potuto vendere, insomma, per raccogliere ancora più fondi e aggiungerli. Ma che bello! Bellissimo, perché poi appunto il ciclo della solidarietà è così, aiuto chiama aiuto, sì. E cose belle, esatto. Sì. Esatto, che bello, grazie mille, grazie. Poi quando le vedi lì siamo tutti molto felici. Ok, adesso vediamo Davide cosa ci fa vedere l'ultimo minuto. Ci siamo quasi. Volevo far vedere questi due cartelloni che naturalmente sono stati fatti all'interno della scuola, di riutilizzare gli assorbenti. Giustamente ecco un messaggio environment friendly e poi appunto dispose safely. Quindi sì. Ricordarsi dove lasciare. Bravo Davide, ti sei dimenticato di dire che appunto noi in tutte le scuole abbiamo tutto un sistema di raccolta degli assorbenti, appunto con dei bidoni appositi e con una società che li viene a ritirare periodicamente. Su invece gli assorbenti lavabili ci stiamo lavorando, perché ovviamente allora diciamo che devono essere introdotti con tempo.
E ci vuole, insomma, anche a livello sull'igiene, essendo che è una baraccopoli, c'è un po' più problematico, diciamo, partire subito con quelli usabili, però riusabili, però insomma ci stiamo lavorando, è un work in progress con gli assorbenti lavabili, vi terremo aggiornati. Per ora appunto siamo sicuramente tutte le scuole sono attrezzate appunto con lo smaltimento dell'assorbente igienico. Niente, Davide, adesso stanno preparando qualcosa, se no poi dopo ci siamo quasi, ci siamo quasi. Sapete, okay. I tempi tecnici in Kenya sono diversi da quelli di qualsiasi altro paese, quindi adesso stanno per iniziare. Ok, magari guardiamo appunto un pezzettino e poi ci salutiamo, certo. Tutti. Se qualcuno appunto intanto vuole virtualmente partecipare alla nostra maratona e fare una piccola donazione, basta che andate su www.aliceforchildren.it o al link appunto che adesso abbiamo messo su nei commenti, e insomma trovate tutte le info. Eccoci qua, ma noi vediamo l'inizio. Veramente in lingua locale, sì, certo, Swahili, una rappresentazione teatrale. Solamente è chiaro il messaggio della bambina che soffre di mal di pancia, no? Perché non riesco a sentire molto bene, se ti ho detto più o meno che cosa stanno. Allora, la bambina anche si vedeva inizialmente con dolori mestruali, adesso in classe, quando la maestra è entrata non si è alzata dalla sedia. Hanno fatto una lezione sull'igiene, ok? Mi avvicino alla bambina che rappresenta appunto, in questo caso, la bambina con dolori mestruali, alla quale la mamma non ha potuto dare assorbenti. Assorbenti. Ok. Sì, per coprirsi. Right.
Questo è proprio il classico momento che tutte le bambine e ragazze del mondo hanno vissuto almeno una volta nella loro vita. Praticamente, se avete capito, la bambina chiede all'insegnante: mi scusi maestro, vorrei andare a cambiarmi. Dice: cambiare cosa? Cambiare programma scolastico. A far capire, no, della scarsa sensibilità, certo, o della non comprensione del problema. I feel glad on my clothes and I don't know what is happening. Okay, that is normal to girls. And do your parents buy for you sometimes towels? No, I don't know that. Okay, I have the time here. Do you know a brother? No. Okay, let me show you. You remove this towel. Okay. You remove this paper here. Quindi la bambina parla con un insegnante e dice: mi sento sangue sulle gambe, ho male alla pancia, non sento me stessa, non sto bene. La maestra le dice: è normale per una ragazza, i tuoi genitori ti hanno comprato gli assorbenti. Le dice: no, non so neanche che cosa siano. E quindi questa insegnante le mostra come utilizzare gli assorbenti. Bene. Then this other side here. Grazie Davide, devo dire che sono bravi i nostri bambini. Stiamo facendo, devo dire che state facendo giù un bellissimo lavoro. Grazie anche a tutti quelli che appunto ci stanno sostenendo. Informazione, educazione, ecco. La bambina che ringrazia e torna felice in classe. E vai. Grazie. Il balletto. Il balletto conclusione della scenetta, se volete seguirlo per qualche secondo. Sì, poi dopo Davide appunto ci lasciamo che abbiamo superato il tempo massimo che di solito per fare live. Speciale, quindi ci possiamo concedere qualche minuto in più, insomma, dai. Ah, certo. Va bene, io vi ringrazio. Vi ringrazio specialmente con Massimo per il support, per il supporto. Grazie a voi. E poi mi raccomando, fate i video che poi mi facciamo vedere successivamente, certo. Di tutto quello, certo, che faremo. Certo. Ok, grazie Davide, poi noi ci risentiamo in questo pomeriggio. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.